Buona domenica. Se nelle scorse domeniche abbiamo meditato lo scontro aperto e diretto di Gesù con i suoi avversari, farisei, erodiani, capi degli anziani e capi dei sacerdoti del popolo di Israele, il Vangelo di questa domenica ci presenta un discorso di Gesù rivolto alle folle e ai discepoli, anche se rimane al centro la polemica contro i capi di Israele. Nel brano che ascolteremo viene approfondito il motivo per cui Gesù rimprovera le guide del popolo. Esse non solo non hanno riconosciuto coloro che Dio inviava per mantenere viva e pura l'alleanza con Israele, ovvero i profeti, e in ultima istanza Gesù stesso, come abbiamo ascoltato nelle scorse settimane, ma la loro ipocrisia è tale che al posto di essere d'esempio, con la loro vita danno una controtestimonianza di ciò che Dio si aspetta dal suo popolo. Gesù si scaglia contro chi proclama la legge ma non la osserva, contro chi ha la presunzione di essere il primo, il più importante, dimenticando la centralità e il primato di Dio. Ascoltiamo ora direttamente le parole di Gesù. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare, e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri e allungano le frange. Si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato. Gesù non è venuto ad abolire la legge di Mosè, ma a dare pieno compimento al volere di Dio, a rivelare il senso ultimo del progetto che Dio ha sulla storia del mondo, storia che alla luce della fede diviene storia della salvezza. La Torah, la legge che Dio affida a Mosè, contenuta nel Pentateuco, racchiude tutti i vari precetti che ogni fedele è chiamato a rispettare per vivere in comunione con Dio e con il prossimo. Coloro che dunque proseguono il ministero di Mosè di insegnare, guidare e correggere hanno un ruolo decisivo e una profondissima responsabilità davanti a tutto il popolo e ancora prima davanti a Dio. Gesù sa bene che dalla qualità dei pastori dipende la salute del gregge, per questo denuncia l'operato di chi in quel momento rappresentava Mosè, la guida e l'autorità di Israele. Guide che avevano disatteso il compito che Dio aveva affidato a Mosè perché non mostravano un atteggiamento coerente tra quello che insegnavano e come invece agivano. Parafrasando la critica mossa da Gesù, possiamo riassumere così: fate quello che dicono, ma non fate quello che fanno. È di fondamentale importanza cogliere e mantenere la distinzione che Gesù stesso sottolinea. Gesù sa che la legge viene da Dio ed è sempre valida, mentre invece coloro che si fanno interpreti della legge non sempre danno una buona testimonianza di come si deve vivere nel rispetto della legge. Essi dicono e non fanno, conclude Gesù. Qui emerge un primo tema molto importante per la nostra vita di fede, quello della coerenza. Il problema che nasce dall'incongruenza tra il dire e il fare. Non basta ripetere ciò che Dio ha detto, è necessario conformare la propria vita al volere di Dio.
bisogna credere nella parola di Dio. Gesù fa notare che non basta ripetere o insegnare i precetti che si devono seguire. L'insegnamento autorevole avviene mostrando con la propria vita l'attaccamento alla parola di Dio. Credo in ciò che dico, per cui faccio ciò in cui credo. Anche perché altrimenti si incorre in una tremenda contraddizione. Se non faccio quello che dico è perché in fondo non credo in quello che dico. E così la mia parola e la mia vita sono in contrasto tra loro. Si diventa così persone doppie, ipocrite. Spesso a parole si proclama di seguire certi insegnamenti, certi valori, ma poi con il comportamento si smentisce quello che si afferma. Capita a volte di sentire gente che si lamenta per varie situazioni, ma che poi alla prova dei fatti non fa nulla per migliorare le cose. Molte persone sanno solo lamentarsi e scaricare la colpa sugli altri. Facile parlare, difficile fare. Difficile spesso metterci la faccia e agire per far fronte ad una necessità. Cerchiamo allora di non imitare questi farisei, ma cerchiamo piuttosto di riconoscere e sostenere chi si impegna per tante necessità che si incontrano nella nostra società. Ovviamente diverse realtà, persone, associazioni, onlus, che dedicano tempo ed energie per migliorare il proprio quartiere, il proprio paese, andando incontro alle esigenze che esistono, mettendo a disposizione i propri talenti. Persone che spesso parlano poco, ma fanno molto per il bene comune. Il secondo tema che emerge dalle parole di Gesù contro i farisei è proprio l'ipocrisia, la doppiezza, l'essere divisi in se stessi. In modo particolare l'accusa di Gesù riguarda la contraddizione tra una vita che dovrebbe essere centrata e spesa per amore di Dio e una vita che in realtà è centrata solo su se stessi. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente, dice Gesù. Non si guarda al giudizio di Dio, ma a quello umano. Ci si interessa solo di risultare graditi alle persone, con lo scopo di essere messi sul piedistallo, di essere lodati, di essere esaltati dalla gente. Superbia e vanagloria. Atteggiamenti molto diffusi anche oggi, purtroppo. Una discrepanza molto grave per un motivo ben preciso. La vita di questi individui è egoistica, quindi incapace di testimoniare un vero amore. Questi farisei dovrebbero insegnare ad amare perché questo è il senso della legge affidata a Mosè, ma loro per primi non sono capaci di amare perché non guardando a Dio sono finiti per guardare solo loro stessi, dimostrandosi così incapaci di vivere una vera relazione. Questo duplice atteggiamento, l'incoerenza e l'ipocrisia, può generare scandalo, può portare il popolo di Dio ad uno smarrimento della fede. Infatti, un fedele può chiedersi se non riescono loro, che sono le guide, a vivere secondo la parola di Dio, come posso riuscirci? Gesù è molto fermo sul contenuto dell'insegnamento dei farisei. Proprio perché trasmettono una legge che viene da Dio e non è opera loro, non bisogna scartare ciò che propongono. La verità e la validità dei precetti di Dio rimangono. Gesù quindi salva la legge e chiede coerenza. Non fare quello che fanno gli scribi e farisei significa vivere osservando pienamente la legge, con fiducia e serietà, perché è la fede nel volere di Dio che porta alla salvezza. Gesù salva la predicazione andando oltre il predicatore. Salva ciò che è buono, la parola di Dio, andando oltre l'uomo, sempre fragile e peccatore. Solo così è possibile superare ogni scandalo. Non si deve guardare innanzitutto alla vita di colui che parla di Dio, ma alla verità della parola di Dio. Ciò che conta, ciò che deve essere il centro dell'attenzione di ogni uomo, di ogni fedele, è ciò che Dio ha detto. Ancora una volta riconosciamo, constatiamo la verità del Vangelo.
e la sua attualità. Quanti scandali nella Chiesa rischiano di far perdere la fede alla gente? Certo, bisogna impegnarsi come Chiesa tutta a evitare gli scandali, ma prima ancora bisogna tenere salda la fede in Dio. Bisogna salvare la verità della parola di Dio per non buttare assieme al marcio anche ciò che è buono e sano. Sarebbe infatti un errore quello di prendere il pretesto di alcuni scandali per allontanarsi dalla Chiesa in quanto tale, da Dio che continua a parlare al mondo soprattutto attraverso i santi, attraverso chi dimostra coerenza e fedeltà a Dio. L'impegno costante da avere è dunque quello di vivere nella verità, la nostra fede, di impegnarci noi per primi per vivere una fede coerente. Solo così possiamo mostrare al mondo l'efficacia salvifica della parola di Dio e testimoniare un modello diverso rispetto a quello dell'individualismo e dell'egoismo, evitando ogni forma di ipocrisia, perché a volte non ci si rende conto che si è ipocriti anche nel condannare l'ipocrisia altrui. Solo tornando a mettere al centro la nostra relazione con Cristo possiamo essere autentici discepoli e veri testimoni. Lo sguardo deve essere centrato sempre su Gesù. Lui solo è il Maestro, la guida che rivela il volto di Dio che è Padre. I farisei e gli scandali non possono rendere vana la parola di Dio proprio perché uno solo è il vero Maestro. Solo Cristo è la guida che con la sua vita testimonia la verità della parola di Dio. Un maestro che insegna dalla cattedra della croce quell'amore totale che Dio chiede all'uomo di vivere. Un maestro che dice e fa, e che facendo insegna, e rivela il senso ultimo della volontà di Dio, che è l'amore fraterno. Chi tra voi è il più grande sarà vostro servo.